sia contabile, è il segno di un comune produttivo, mistificato ma effettivo, che si sviluppa sempre più intensamente e estesamente. Meglio dunque che parlare di funzione sociale della proprietà, sarà forse parlare delle proprietà sociali del lavoro, poiché la funzione sociale della proprietà sembra oggi essere rifluita verso il capitale e configurarsi come sua figura finanziaria. Siamo immersi in questa struttura avvolgente e anche sommamente caotica. Solo il riconoscimento delle proprietà sociali del lavoro può modificare questo quadro. Ma noi non possiamo considerarle senza provare a sbrogliare una serie di paradossi che l'attuale condizione dello sviluppo capitalistico propone. Quali paradossi? Che cosa si intende per paradossi? Io intendo semplicemente delle contraddizioni difficilmente superabili in questo ambiente caotico. Esse sono sottoposte a governance eccezionali, spesso nel tentativo, sempre criticamente insoluto, di ristabilire un equilibrio concettuale e un'efficacia funzionale. Ora, un primo paradosso riguarda la produzione e consiste nel fatto che il capitalismo finanziario rappresenta la forma più astratta e distaccata di comando nel momento stesso in cui concretamente investe la vita intera. La reificazione della vita e l'alienazione dei soggetti vengono prodotte da un comando produttivo che è, nel nuovo modo di produrre, organizzato dal capitale finanziario, divenuto del tutto trascendente, soprattutto sopra ogni forza lavoro cognitiva, di conoscenza. E tuttavia, quando è obbligata a produrre svalore, proprio perché cognitiva, immateriale, creativa, non immediatamente consumabile, si rivela autonomamente produttiva. Quindi abbiamo questo rapporto tra un'astrazione massima del comando e un investimento diretto della forza lavoro e dall'altra parte un'autonomia inventiva, libera in qualche maniera di questa. Il paradosso si presenta in maniera piena quando si consideri che, essendo la produzione essenzialmente fondata sulla cooperazione sociale, sia informatica, sia nelle pratiche di cura, sia nei servizi, eccetera, la valorizzazione del capitale non si scontra più semplicemente con la massificazione del capitale variabile, ma con la resistenza e l'autonomia di una moltitudine che si è riappropriata di una parte del capitale fisso, presentandosi quindi, se volete, come soggetto macchinico e di una continua relativa capacità di organizzare reti sociali lavorative. Questo paradosso e contraddizione contrappongono in maniera violentissima il capitale costante nella sua forma finanziaria e il capitale variabile nella forma ibrida che assume avendo incorporato capitale fisso e quindi tendenzialmente implementa la verticalizzazione del comando, cioè quello che oggi vediamo in maniera massiccia avvenire un po' in tutte le costituzioni contemporanee. Secondo paradosso è quello della proprietà. La proprietà privata, quella che definiamo giuridicamente come tale, tende ad essere assoggettata sempre di più alle figure della rendita. La rendita nasce oggi essenzialmente da processi di circolazione monetaria che si effettuano nei servizi del capitale finanziario o in quelli del capitale immobiliare, oppure dai processi di valorizzazione che si realizzano nei servizi industriali. Ora, quando i beni privati si presentano come servizi, quando la produzione capitalista si svalorizza essenzialmente attraverso i servizi, la proprietà privata sfuma nelle sue tradizionali caratteristiche di possesso e si rappresenta piuttosto come comando sulla cooperazione o sullo sfruttamento della cooperazione che costituisce e rende produttivi i servizi. Di qui deriva, per i cosiddetti poteri pubblici, l'urgenza di manifestarsi in maniera estrema, trascendente, come poteri sovrani, al fine di restituire alla proprietà privata quella funzione valorifica e legale, giuridica, che la trasformazione della produzione sociale tende a sottrarle. Ma nelle società post-industriali la mediazione pubblica dei rapporti di classe risulta sempre più difficile, perché la sovranità stessa è stata privatizzata, patrimonializzata dal capitale finanziario, per la stessa ragione per la quale la proprietà privata si è dissolta, è divenuta non più possesso ma uso di un servizio. Così il pubblico sovrano non si scontra più con le corporazioni, i sindacati, le istanze collettive del lavoro che si rappresentavano in se stesse come soggetti privati, ma con la cooperazione e la circolazione sociale
di figure che si compongono e si ricompongono continuamente nella produzione materiale o nella produzione cognitiva, con quello che chiamiamo comune. Non è solo la progressiva patrimonializzazione privata dei beni pubblici che distrugge l'istituto della pubblica proprietà, per esempio, ma anche la dinamica ontologica che, a seguito della dissoluzione del privato, questa mette in moto, vale a dire la deriva continua della gestione del pubblico nell'emergenza, lo scivolamento dell'emergenza nella corruzione, la distruzione del comune nel potere di eccezione. Il pubblico sovrano si pone ormai solo in maniera paradossale e piuttosto si dissolve a fronte del comune che emerge appunto all'interno dei prodotti, dei processi di produzione sociale e nella cooperazione valorizzante. Quando ancora compare il pubblico sovrano si tratta di pura mistificazione del comune. E il terzo paradosso è quello che il biocapitale verifica nel suo confronto con i corpi dei lavoratori. Qui lo scontro, la contraddizione, l'antagonismo si fissano quando il capitale, nella fase post-industriale, nella quale, nell'epoca in cui diviene egemone il capitale cognitivo, deve mettere direttamente in produzione i corpi umani, facendoli diventare macchine, non più semplicemente merce lavoro. Così, nei nuovi processi di produzione, sempre più efficacemente i corpi si specializzano e conquistano autonomia, sicché, attraverso la resistenza e le lotte della forza lavoro macchinica, si sviluppa sempre più espressamente la richiesta di una produzione dell'uomo per l'uomo, cioè per delle macchine vivente uomo. Tutti e tre questi paradossi restano irrisolti nell'azione del capitale. Di conseguenza, quanto più la resistenza diviene forte, tanto più diventa duro il tentativo di restaurazione del potere da parte dello Stato. Ogni resistenza viene quindi condannata come esercizio illegale di contropotere. Ogni manifestazione di rivolta viene definita devastazione e saccheggio. Ulteriore paradosso, nell'esercitare il massimo di violenza, il capitale e il suo Stato hanno la necessità di mostrarsi come figura inevitabile neutra, il massimo della violenza esercitata da strumenti o da organi tecnici. Non c'è alternativa, proclamava la Thatcher già da allora. Come agire politicamente dentro questi paradossi? Confrontandosi al paradosso della produzione, si tratta fondamentalmente di sviluppare autovalorizzazioni, iniziative mutualistiche, riappropriandosi progressivamente, sempre più decisamente, del capitale fisso impiegato nei processi produttivi sociali. Resistenza, autovalorizzazione e appropriazione, dunque, contro il moltiplicarsi delle operazioni di cattura, ovvero di privatizzazione che vengono sviluppandosi. Riappropriarsi del capitale fisso significa costruire comune contro l'appropriazione capitalistica della vita, comune come sviluppo di usi civici e politici, come capacità di gestione. Sapere e reddito sono obiettivi che qualificano in maniera fondamentale il proletariato cognitivo. Sono dall'inizio obiettivi politici, tanto quanto lo era l'aumento salariale per il lavoratore industriale. La lotta contro la riduzione, cito una frase di Rosa Luxemburg, la lotta contro la riduzione del salario relativo, e cioè oggi per un reddito sociale, significa anche lotta contro il carattere di merce della forza lavoro, contro la produzione capitalistica presa nel suo insieme. La lotta contro la caduta del salario relativo, cioè contro la caduta dei redditi sociali comuni, rappresenta, non è più solamente una battaglia sul terreno dell'economia mercantile, ma un attacco rivoluzionario alle fondamenta di questa economia. È il movimento socialista del proletariato, belle parole. È in questa rubrica che vanno riprese, studiate, ripetute le esperienze fatte nell'agitazione militante sui referendum per conquistare beni comuni. Bene comune oggi è come salario relativo. Confrontandosi poi al paradosso della proprietà, qui non sembrano darsi altre vie che quelle che spingono al confronto e allo scontro con i poteri monetari e finanziari. Se la moneta è mezzo di conto e di scambio, difficilmente eliminabile, gli va tuttavia tolta la possibilità di essere strumento di accumulazione di potere contro i padroni e di potere contro i produttori. Come si possono imporre, per esempio, alla banca centrale le finalità di una produzione dell'uomo per l'uomo, cioè che la produzione si pieghi ad una configurazione biopolitica degli assetti sociali?
Il problema non è tanto quello di separare banche di deposito da quelle di investimento o altre cose del genere, quanto quello di dirigere risparmi ed investimenti verso equilibri che garantiscano la produzione dell'uomo per l'uomo. Questa è la battaglia politica da ingaggiare subito. Essa consiste, questa volta senza resipiscenze ideologiche, senza indugi, nel rifiutare la governance monetaria del biopotere, e cioè nell'introdurre la possibilità di una rottura e nell'imporne una dimensione democratica. Per esempio, una moneta del comune è quella che garantisce la riproduzione e la quantità di reddito necessaria ad ogni cittadino ed il sostegno delle forme di cooperazione che costituiscono la moltitudine. Torniamo all'ultimo paradosso, quello fra biocapitale e corpi dei lavoratori. Qui la contraddizione non è superabile se non con l'eliminazione di uno dei due poli. Perché? Perché il capitalista non può fare a meno del lavoratore se vuole costruire profitto. E poiché il lavoratore non è mai, una nuda vita del tutto manipolabile, ma è sempre lavoro vivo, il paradosso sarà superabile solo eliminando il capitalista. E dunque questo è il terreno proprio della politica, il terreno della decisione, con tutti i suoi andare e venire, stringersi ad allargarsi, uccidere, far vivere, fascismo e democrazia, questo dalla parte del potere, ma è anche il terreno costituente da parte dell'insieme dei corpi macchina, singolarissimi nel loro agire. Per questi corpi far politica è costituire istituzionalmente la moltitudine, cioè strappare la singolarità alla solitudine e instaurare le singolarità nella moltitudine, ovvero trasformare l'esperienza sociale della moltitudine in istituzione politica. Questo passaggio prende materialmente il luogo dell'operazione idealistica che colorava il concetto di coscienza di classe. Ma deve anche superare il modello borghese normale, sette, otto, novecentesco, del rapporto tra potere costituente e potere costituito, non perché l'azione costituente venga meno, ma perché non può essere chiusa nella ricostruzione dell'uno del potere. Non si fanno rivolte per prendere il potere, ma per tenere aperto un processo di contropoteri, sfidando i dispositivi di cattura sempre nuovi che la macchina capitalista produce. È su questo terreno che la rappresentanza sovrana va in crisi, perché, attratta nel meccanismo della sovranità, distillata nella magica alchimia elettorale, non regge il confronto con la verità e la ricchezza della nuova composizione sociale. La mia impressione è che oggi, sul fronte costituzionale europeo, noi dobbiamo innalzare contrafforti reali a fronte delle costituzioni neoliberali che ci vogliono imporre. Una controdemocrazia conflittuale che viva di rivendicazioni e di protesta, di resistenze e di indignazione. Basta con il costituzionalismo normativo. Abbiamo bisogno e costruiamo democrazie biopolitiche, costituzioni economiche, materiali che non vivono e si trasformano in macchine oppressive attraverso il filtro della legalità e della formalità giuridica. Ma si svolgono attraverso investimenti appunto di denaro comune, rivolti al continuo riequilibrio dei rapporti sociali, ponendo i poveri al posto dei ricchi e creando una vita piegata dall'uomo al servizio dell'uomo. E qui bisogna affermare chiaramente la faccia di tutti i Nobel dell'economia, che ha anche una produttività crescente, solo frutto di una società uguale e felice. A questo punto, tuttavia, torniamo a noi. Cerchiamo di comprendere cosa voglia dire in questa nuova situazione desiderare di essere proprietari. Che cosa possa essere per un lavoratore, per ciascuno di noi, essere proprietario? Tutto ciò muovendo da una condizione lavorativa che si dà dentro l'ambiente di connessione di reti, di servizi e di soggettivazioni che abbiamo definito. Qui l'attività lavorativa è immediatamente immessa in una rete cooperativa. Il lavoro del singolo può solo valorizzarsi, ma anche semplicemente realizzarsi sul mercato, quando esso cooperi con altre singolarità che partecipano del tessuto produttivo. Generalizzando, chiamiamo questa comunanza attiva moltitudine, e cioè un insieme di singolarità cooperanti, e notiamo che è quando si realizza una tale condizione di cooperazione che la moltitudine diventa produttiva. Di qui l'osservazione che la costituzione produttiva della moltitudine si svolge in maniera assai complessa. Ogni singolarità, infatti, si riappropria nella cooperazione di una porzione specifica di capitale fisso
Ma questa riappropriazione può diventare produttiva solo quando si è immersa nella struttura della cooperazione sociale. Qual è dunque la pretesa di un quantum di appropriazione che una volta immerso nella produzione sociale il soggetto può esprimere? Il ricordo va ad una polemica ad altri tempi, fra Kelsen e Pasukanis, quando Kelsen, interpretando il secondo, lo accusa di considerare tutto il diritto come diritto privato. In effetti, Pasukanis assumeva ancora l'individualismo possessivo come base, a partire dal diritto privato dunque, dell'intera struttura giuridica della società e quindi considerava la sovranità come proiezione della proprietà privata, tanto quanto, appunto, la proprietà privata era condizione della sovranità. Tanto quanto la sovranità era condizione della proprietà privata. Ma è chiaro che queste relazioni assumevano in lui, in quanto viveva politicamente la realtà del socialismo nascente, l'urgenza di trovare nel lavoro del singolo cittadino, attraverso la domanda di diritto privato, il bisogno del comune. Ora, per noi, che quando esprimiamo desiderio proprietario ci riferiamo alle strutture finanziarie come al concetto della proprietà privata oggi, non facciamo che interpretare il bisogno di stare insieme, di produrre insieme, una cupiditas del comune. Ed è in questo senso che probabilmente Harrington e Winstanley possono essere oggi ripresi da noi. Quando la finanza costituisce la totalità del lavoro sociale, in quanto esso è dato come continuità relazionale nel tempo e nello spazio di un lavoro mobile, flessibile, precario, l'istanza proprietaria rivendica al lavoro un valore che consiste nella sua socializzazione. Si noti qui che affermando questa relazione mutevole di lavoro e proprietà nel formarsi del concetto e nello stabilirsi dell'ontologia del comune, escludiamo ogni figura totalizzante, ogni nostalgia medievalizzante della proprietà privata o pubblica che sia, ma anche della proprietà comune. È il lavoro che crea e modifica la proprietà. La proprietà quindi non potrà più darsi come concetto sostanziale, né il rapporto tra lavoro e proprietà potrà più fantasticarsi come Gemeinschaft. Così come in questa prospettiva non possono darsi concetti come massa, popolo, nazione, eccetera. Il paradosso della proprietà privata si scontra qui allora con la realtà del comune, un comune che non definisce più solo la dinamica delle forze produttive, delle singolarità produttive immerse nella relazione sociale, ma rappresenta anche e rende istituzionale dal punto di vista monetario quel medesimo processo. C'è, se volete, per così dire, un'ontologia cattiva del comune che può manifestarsi come funzione monetaria della proprietà, come massificazione anomica del lavoro o come identità populista della soggettività. Ma c'è, e soprattutto comincia a diventare potente nelle coscienze, una figura buona del comune che si manifesta come desiderio di cooperazione moltitudinaria delle singolarità impiegate nel processo produttivo, di democratizzazione a partire dal basso delle attività di governo e delle nuove costituzioni del vivere comune. A me sembra che le conclusioni alle quali arrivo possano essere, forse facilmente, forse difficilmente, tradotte in quelle alle quali arriva anche Erodotà. Credo che entrambi riteniamo che il soggetto reclami il collettivo e la solidarietà e pensiamo che il collettivo è composto da singolarità, non massa, e cioè appiattimento delle differenze, ma moltitudine, cioè composizione delle differenze. Se il comune non vuole essere organico, se non vuole assumere un'essenza identitaria, deve essere desiderato come uscita dalla solitudine, come produrre nella cooperazione, come esistere nell'eguaglianza e nella solidarietà. Il diritto di esprimere diritti si impianta su questa sorgente. In questo senso possiamo riprendere il testo marxiano dal quale eravamo partiti, verificando ancora una volta la potenza della sua intelligenza rivoluzionaria. Possiamo infatti ora riconoscere al lavoro, trasformato attraverso il lavoro, di essere divenuto il fondamento non dell'affermazione della proprietà privata, ma della sua soppressione, di aver tolto a quest'ultima la capacità di essere fonte creativa di se stessa. La soppressione del lavoro individualizzato e massificato
a favore della singolarizzazione sociale e cooperativa, modifica interamente la realtà dell'organizzazione del lavoro stesso. Sarà forse nostro compito avanzare su questo terreno sociale per portare a chiarezza lo svuotamento definitivo del potere legato alla proprietà. Grazie. Duncan Kennedy ci offre una sintesi in italiano, Giovanni Marini, che insegna diritto privato comparato in questa facoltà. It's a great pleasure to be in Perugia, and I'm also very, very honored and happy to be here with Stefano Rodotà and Tony Negri. So it's for me a particular thrill, I would say. So I'm going to speak in English. I'll try to speak slowly, and Giovanni will intervene when my language becomes difficult for a person who is not a fluent English speaker. I'm going to start from, and I'm going to speak from a perspective that is very different from the one of both Tony and Stefano, because I'm going to start with a particular activity that I have participated in for many years as a jurist in relationship to a specific set of social movements, not social movement in general, not resistance in general, but the specific mobilizations around the right to housing, in the right to housing. Diritto alla casa. In the right to housing. So it's housing. So, devo tradurre o è chiaro? Ok. Allora, fondamentalmente una cosa, lui ci offre una prospettiva della sua attività come giurista, ma non in quanto tecnico, bensì in quanto partecipante di un movimento che non è un movimento sociale in sé generale, ma è un movimento specifico come punto di riferimento il diritto alla casa. The context in which I have had this activity is that of the very general urbanization dynamics that characterize large cities all over the world. Il contesto nel quale opera è quella dell'urbanizzazione dinamica che caratterizza le città più grandi in Europa. Mondo. Del mondo, scusa. The specific dynamic is called often gentrification. La dinamica a cui si riferisce è la gentrificazione. Esatto. And thus the form of gentrification that is important for this discussion is that in which an urban center becomes becomes developed rapidly through the arrival of rich people or middle class people who displace the original residents first, and second, raise the rent that is paid by those of the original residents who stay in place. So displacement and rent increase for those who are not displaced. Il caso a cui lui si riferisce è un caso specifico in cui un centro urbano si trasforma,
con due caratteristiche principali. Il primo è quello del trasferimento delle persone più povere al di fuori di quel centro, il secondo è l'aumento relativo degli affitti che quelle persone che abitano in quel centro devono pagare. In the long history of Beni Comune, the question of the right to housing and housing as a Beni Comune has been absolutely central, and it's a little puzzling to me that Stefano has no reference to that, seeing that at least in the context of the United States, it is perhaps the single most developed area of reflection on bene comuni. Il diritto alla casa è uno degli elementi centrali nella battaglia dei beni sui beni comuni e rimane un po' stupito dal fatto che in un contesto come quello nostro, nel quale abbiamo parlato molto di beni comuni, il riferimento al diritto alla casa sia mancato finora. The right to housing, as it comes to be applied in the case of gentrification, displacement, and rent increases, has historically been one in which the response of the left has been public housing and rent control. La risposta in questo contesto generica, la usuale risposta da parte della sinistra è stata quella del controllo degli affitti. And the construction of housing that is owned and operated, owned and operated by the state. Ed edilizia pubblica, cioè offerta di case pubbliche da parte del pubblico. The initiative that I'm going to describe is an attempt by some activists to escape from the duality between public housing and rent control. In other words, to find another utopian solution. So this is a utopian discussion. Allora, la proposta, l'iniziativa di questi attivisti è a base utopistica ed è una utopia, cioè quella di cercare di sfuggire alla morsa tra l'edilizia pubblica da una parte e il controllo degli affitti dall'altra. So the proposal, this utopian proposal, is one which could is the creation of a new form of housing cooperative. Allora, la proposta è quella di creare una nuova forma di cooperative. For housing cooperative. Per housing cooperative, per le case, per le abitazioni. Such a cooperative, that this new particular form of housing cooperative could come into existence either through action of a state, of a comune, of private charitable foundations, or under some circumstances it could be financed by a bank. So it exists as an initiative that could owe its existence to any number of different powers. The question won't be about the powers that create it, but about the content of the institution. Allora, questo tipo di iniziativa può essere offerta da differenti centri, enti privati, il comune, fondazioni, banche. Stato. It presupposes the stability, the relative stability of the large system of finance capitalism in its current form. So this is not a proposal that aims to transform the system. La proposta non è una proposta di trasformazione del sistema, ma presuppone la relativa stabilità del sistema attuale di capitalismo. Finanziaria. Instead of a transformative initiative, it's an initiative designed to defend
the right to housing of the weakest part of the urban population, without hope that that could in itself be revolutionary. Ok, disegnata a conquistare il diritto alla casa senza la speranza di essere in sé una proposta rivoluzionaria, mantenendo le persone dove stanno, ma senza il carattere rivoluzionario. To protect the interest of the weakest, the right to housing of the weakest people. Proteggendo i diritti delle persone più deboli. Now the discussion will be technical, and I want to apologize in advance for the difficulty of a technical discussion across the divide between my common law American legal culture and your Italian legal culture. So the problem of translation is going to be severe, even with Giovanni's highly competent intervention. Okay. Allora, beh, è chiaro, no? La discussione adesso diventa tecnica, il problema è, come dire, confrontare il sistema di partenza di Comolo da quale lui proviene col sistema di diritto civile, ma grazie alla mia abilità tutto ciò sarà reso semplicissimo. So, the institution is called in English a limited equity cooperative. L'istituzione si chiama, la potremmo tradurre, in una cooperativa con limitata partecipazione finanziaria. Limitata partecipazione finanziaria. Imagine, to begin with, a building with 50 apartment units in the building. The building has been acquired by the entity that is going to create the cooperative. The entity that is going to create the cooperative now owns the building in the sense of capitalist property in real estate. So it's one of the forms of capitalist property, very specific capitalist property in a building with 50 units. Ok, il punto di partenza è un edificio di 50 unità abitative che viene acquistato da una entità che a sua volta poi crea la cooperativa. Questa entità che acquista l'edificio è un'entità che è proprietaria dell'edificio, dell'immobile. Il proprietario, the so the entity produces a constituting text, which is the charter of the cooperative. Questa entità elabora quello che noi possiamo chiamare per noi un atto costitutivo. The basic terms of the constitutive act are that the apartments will be managed in common by the occupants of the building. So all occupants will have a common right to manage the building. Allora, le condizioni di questo atto costitutivo sono: uno, che gli appartamenti sono amministrati in comune dagli abitanti della unità abitativa. To acquire such a right, to become, that is, a member of the cooperative, it is necessary to pay to the cooperative a sum of money, an initial financial contribution, but the entity arranges for every potential cooperator to borrow that sum of money from a financial institution with a subsidy. So this is the hardest part. Allora, per diventare membro della cooperativa bisogna pagare una somma, però l'entità si organizza in modo tale che questa somma sia prestata al potenziale socio a condizioni particolari, cioè attraverso un sussidio. Great. So, third, if
If a member of the cooperative wishes to leave the cooperative, then they receive back the financial contribution.